grazie a voi per l'invito e mi è stato detto di parlare della creazione. In un primo momento io avevo immaginato di dover parlare della creazione artistica, visto che mi era stato detto che i partecipanti a questo incontro erano degli artisti. E invece mi è stato suggerito di parlare della creazione. E allora, se noi ragioniamo di creazione, ragioniamo evidentemente di un qualcosa che è posto in essere, o di un inizio. Ora, in tutte le culture, in tutte le religioni, in tutte le filosofie, è stato sempre centrale, determinante il tema dell'inizio. L'inizio è della fine delle cose, questo è proprio presente in tutte le religioni, in tutte le culture, ed è un tema dominante della filosofia. Varrebbe la pena farsi una domanda preliminare, a cui non rispondo, magari voi ci pensate, possiamo sviluppare dei ragionamenti specifici. Ecco, questo tema dell'inizio e della fine. E una formulazione, una espressione di una istanza logica e un'esigenza logica, forse il problema dell'inizio e della fine, oppure una proiezione antropomorfica, nel senso che sono gli uomini a cominciare delle cose e a portarle a conclusione, o anche un'esperienza immediata relativa alla natura, dove ci sono cose che iniziano e cose che si corrompono. Già Aristotele parlava di generazione e corruzione. Quindi noi, nella nostra esperienza concreta, sperimentiamo sempre inizi e fini. O niente, inizio e fini. E quindi ci potrebbe essere una proiezione antropomorfica che pensa questo nella totalità, e quindi pensa all'inizio e pensa alla fine. Quindi una istanza logica oppure una, come dire, un allargamento d'esperienza portata nei confronti del tutto a partire dalla constatazione empirica del cominciare e del finire. Una elevazione a totalità di questa esperienza. Ora, stando alle grandi tradizioni religiose, culturali, ecco, io considererò tra le molte due figure, due modalità di concepire l'origine. Ci sono almeno due modelli alternativi nel concepire l'origine. Un modello è connesso alla generazione. Le cose si generano, anche questo è antropomorfico, eh? E l'altro è la creazione. Qual è la differenza tra questi due diversi modi di concepire l'origine? Ecco, diciamo che il modo con cui si concepisce l'origine nella generazione è un modello che ha la caratteristica naturale della congiunzione, cioè della generazione nel mondo umano e animale. Ci sono delle figure mitiche che si congiungono. E la caratteristica fondamentale è che questa congiunzione originaria spiega quello che viene dopo, cioè spiega le generazioni. Infatti il modello è genealogico. Da questa congiunzione primaria, che è originaria, si generano per successione altre coppie, altri figli. Ma questa generazione originaria, questo
questo punto di inizio e in qualche modo pensato nella forma di un inizio che non ha inizio. Perché la fiusis, la natura è da sempre. Ma già dire da sempre è una modalità che ci viene, lo dirò da poco, dall'idea di creazione. Perché sempre suppone anche mai. Ma per usare una espressione molto semplice, per il greco l'esistenza delle cose era formulata nella forma c'è il mondo. Il mondo non è un problema. Allora si tratta di descrivere l'origine, di raccontarla, ma non di porsi davvero un problema di inizio, almeno nel mito. Infatti do delle indicazioni di massima. Nel mondo greco ci sono tre modi di pensare l'origine, tre modalità, tre descrizioni del luogo originario. Ecco, più che di pensare all'origine, dove si configura il cominciare, sarebbe più esatto immaginare un luogo originario dove tutto accade, Ecco, questo luogo originario dove tutto accade è stato pensato dai greci, descritto dai greci in modi diversi. Prendiamo il primo. Oceanos pantessima terra. Oceano, padre ad ogni cosa. Questi nomi erano. Dove si immagina l'origine del mondo o il luogo in cui il mondo accade, come un grande fiume, l'immagine fluviale, cioè un fiume onniavvolgente dentro cui si generano le cose. Questo fiume eterno, oceano, che si ritira e fa in qualche modo da perimetro al farsi del mondo. E siccome il modello è un modello generativo, il mito greco ha associato ad oceano la divinità fluviale Teti. Teti, madre dei figli e delle figlie di oceano. Ad un certo momento il mito stesso dice che da molto tempo oceano e Teti non si uniscono, perché se avessero continuato a generare sarebbe stato impossibile che si strutturasse l'ordine del mondo così come lo viviamo noi. Ci sarebbe stato un eccesso. E allora per ordinarsi il mondo, loro hanno generato, poi dovevano continuare le generazioni, ma loro dovevano smettere. E quindi questo luogo, il luogo dove stanno le cose, dove le cose, come dire, nascono e muoiono, dentro questa dimensione. Poi c'è un altro racconto, questo è più perturbante, ma comunque è più o meno somigliante. Il luogo in cui le cose stanno, un luogo non luogo, cioè all'inizio, nell'inizio sta la notte, il buio suggerisce anche l'idea del niente, anche se i greci rappresentavano la notte come un uccello dalle ali nere. Questa notte viene fecondata dal vento e depone un uovo d'argento che si spezza, e da questo uovo d'argento, notate, nasce Eros,
che per eccellenza è una figura generativa, che è chiamato anche fanete, cioè spezzandosi questo uovo nasce Eros, l'amore, cioè la potenza della generazione e la luce. E quindi si dispiega il mondo. Allora la notte è questo luogo, allora la notte non è che sparisce, rimane nello sfondo. Quindi capite bene che il modello è di legame sessuale, l'immagine sessuale, la generazione sessuale, entro cui si generano le cose. Quindi il modello è sempre un modello generativo. Già più sofisticata è l'idea di generazione nella teogonia di Esiodo, in cui all'inizio, e questo è interessante, dapprima si generò il caos. Il caos è rappresentato esso stesso come generazione. Si generò il caos, caos e genetro. E il caos, nella dimensione esiodea, non è la confusione, nel senso c'è un caos. Ma caos vuol dire in greco lacerazione, spalancamento. Ma spalancamento in un'accezione singolare è l'aprirsi nell'atto stesso dell'aprirsi. Cioè immaginate una voragine prodotta da un terremoto, da uno smottamento, e se voi la vedete nel momento in cui tutto ciò è già avvenuto, andate a vedere il disastro, la voragine, per quanto immensa, è dominata dallo sguardo, è vinta dallo sguardo. Mentre quando i greci parlavano di caos, parlavano dello spalancarsi nell'atto dello spalancarsi. E questo è il luogo originario. Lo spalancamento dentro cui poi nasce dal prima la terra, dal petto grandissimo, quindi ancora una figura di generazione, e il cielo con cui si unisce, eccetera, eccetera. Quindi il modello è un modello di un luogo originario, chiamiamo così, da cui generano le cose, da cui nascono le cose. E in quanto luogo originario è un'effettività, c'è. C'è. E quindi quando il greco pensa la physis, la pensa così, la pensa come una generazione continua. Per cui tra generare ed essere c'è quasi una sinonimia. Perché physis, da cui phytos, pianta, vuol dire crescere. Però la radice fu, noi la troviamo nel perfetto del verbo essere latino, fui. E perché c'è il perfetto? Perché l'essere è concepito come ciò che è da sempre e per sempre. E quindi quel fui è un eterno presente, non è il presente che trascorre, che scompare, che se ne va. Potremmo dire un presente storico, quindi la physis è là, noi siamo la physis. Allora l'inizio sì, ma l'inizio è delle cose singolari, dei generati, ma l'origine è assunta appunto come il luogo in cui stanno le cose, da cui le cose provengono, per stare.
stare poi alla dimensione di Anassimandro, laddove le cose nascono, ivi sempre ritornano secondo l'ordine del tempo. E diversa è la cosa nella tradizione biblica, perché le altre culture all'inizio, nell'inizio c'è una lotta primordiale, non c'è solo il legame generazionale, ma c'è una lotta primordiale tra il bene e il male, per esempio, tra i principi, c'è una componente agonica, e quindi esistono delle divinità che si lottano tra di loro, e da qui ha origine questo tipo di mondo, il mondo dove siamo noi. Quindi anche lì c'è una figura della generazione. E ora il tratto peculiare che troviamo nel giudaismo, che non è eterogeneo a queste figure, no? Perché bene o male, seppure parliamo di luogo, può sempre c'è un qualche inizio rappresentato. Sempre c'è un qualche inizio. Nella tradizione invece giudaica questo inizio si presenta come un fabbricare. Dio fabbrica il mondo. Ora, se noi stiamo alla testualità biblica, c'è un grande dibattito tra gli esegeti sulla paroletta in principio. L'incipit in principio molte volte è tradotto come un puro inizio, cioè non c'è niente e inizia il mondo, è posto in essere il mondo. Altre traduzioni esegetiche non traducono così in principio Dio, ma quando nell'inizio Dio creò c'era il vuoto, eccetera. Quando nell'inizio, cioè inizia a creare questo mondo, ma c'è già qualcosa. Quindi Dio si presenta più che come un creatore dal niente, un ordinatore di un qualcosa di scomposto. Il vuoto. Il mondo era vuoto, tu. E Dio si muoveva sulla superficie dell'abisso, per l'inizio della Bibbia. In ogni caso, poi si è sempre di più, come dire, sottolineata la dimensione dell'inizio come puro inizio. Cioè dire, Dio pone in essere il mondo, come poi si usa dire, dal suo nulla. E quindi, a differenza delle tradizioni generative e genealogiche, nella tradizione biblica l'orizzonte, lo sfondo dell'apparizione dell'universo è niente. Il che vuol dire che il creato è tenuto in essere da Dio, perché in sé è fatto di niente. Ed è quindi esposto al niente, ricadrebbe nel niente se Dio non lo tenesse in essere. Qui si aprirebbe una questione molto controversa in alcuni dibattiti che ho presentata,
E qui l'origine del nichilismo occidentale, cioè della insufficienza del mondo a se stesso. Cioè il mondo non vale niente se staccato dall'atto istituente e costituente che è quello di Dio. La questione diventa anche complicata. Chi è questo Dio? Chi è questo Dio? La Genesi lo descrive, no? Lo spirito di Dio che vagava sulla superficie delle acque. Chi è questo Dio? È chiaro che l'inizio può essere sempre una parafrasi. L'inizio non può essere mai raccontato come un fatto storico. Deve essere raccontato inevitabilmente come un fatto mitico. E per il semplice fatto che ciò che è iniziato racconta l'inizio, ma quando ha cominciato ad iniziare non c'era. E quindi non si può parlare di un resoconto dell'origine, si può parlare di una metafora dell'originario. Perché il succedente non può raccontare l'antecedente, e soprattutto l'antecedente assoluto. E quindi questo spirito di Dio che vada nelle acque, cos'è? Cos'è questo Dio? Tra l'altro, questo può essere un oggetto di discussione, nel giudaismo questo racconto della creazione è uno dei testi più tardi, è uno dei testi più recenti, risale con suo modo all'età davidica. E il motivo per cui poi è stato messo nel testo biblico questo inizio ha una ragione fondata nell'alleanza. La dico in breve, poi possiamo approfondire. Dio può garantire il patto con Israele se è nelle condizioni di dominare tutte le potenze. Perché se ci fosse una potenza che dominasse lui, Dio sarebbe costretto a essere infedele. Allora che lo fa a fare il patto? Quindi l'origine è etica del Dio biblico. E allora hanno dovuto costruire alla fine la scena della creazione, perché senza l'onnipotenza divina il patto non era garantito. Una prova di questa tesi c'è nel libro di Giobbe, perché quando Giobbe si rivolge a Dio e gli chiede: beh, io sono uno che ha rispettato il patto, sei tu che non lo rispetti? Il Dio che si presenta non è il Dio del Sinai, non è il Dio dell'alleanza, è il Dio della creazione. E lo terrorizza in quanto Dio creatore. Lo terrorizza e nello stesso tempo lo tranquillizza, perché quella forza lo tranquillizza. Però nello stesso tempo lo rende misterioso. È un Dio che si presenta e si ritrae. Ecco, quindi il mondo emerge dal nulla, è esposto al nulla. E sul piano dello svolgimento storico il nulla riappare, emerge dal nulla, ma il nulla poi riemerge nella storia del mondo nella forma del male. La dimensione della fragilità originaria riappare nel mondo nella forma del male, che è negativo, che distrugge. E questo male che c'è nel mondo mostra che questo mondo è imperfetto. E quindi
qui la tradizione rabbinica è istruttiva, perché questo mondo è imperfetto e c'è, è toccato dal nulla. Anzi, questo mondo lo si può concepire come il meno peggio, nel senso che secondo la tradizione rabbinica Dio ha fatto molti esperimenti prima di creare il mondo e gli falliva, e gli falliva. E quindi ci ha provato. È l'ultimo tentativo questo mondo dopo 26 prove di creazione. Secondo la tradizione rabbinica ci ha provato e non gli veniva bene. Quello è nel Talmud, è detto questo? No, non è nel Talmud, è nella storia rabbinica, nel Midrash. Può anche darsi che qualche cosa la si possa trovare anche no, no. Mi piacerebbe, io no. Si può andare a vedere, io in questo momento non ho la citazione testuale. E secondo alcuni maestri, nella Bibbia leggiamo che Dio vede che era buono. Secondo alcuni maestri, vide il mondo e disse: speriamo che tenga. Quindi nella tradizione biblica è quasi apotropaico quel dire di Dio che vide che era buono. E infatti, diventa interessante la lettura della Bibbia, dopo i primi due capitoli dove si parla della creazione, tutta la Bibbia è la storia di una amartonologia, cioè una storia del peccato. Questo mondo era buono, appena l'ha detto, la peccato in Adamo, una catastrofe continua. Nella Bibbia succede di tutto e il peggio che possa succedere. Poi si dice che la colpa è dell'uomo, che la colpa è del peccato. Beh, nella tradizione giudaica la situazione è... Poi San Paolo la giusta e poi Sant'Agostino, no? Alla fine Sant'Agostino se la cava dando la colpa all'uomo. Cioè, se il mondo è una catastrofe, la colpa è dell'uomo per salvare Dio. E quindi c'è tutto il grande problema del male e della teodicea. Per salvare Dio si incolpa l'uomo. Poi l'uomo si arrabbia e toglie di mezzo Dio e c'è la secolarizzazione. È ingombrante, perché la colpa è mia, ma gliel'ha detto. Infatti la drammatizzazione del male è nella tradizione cristiana. Ecco, la cristiana ha il merito e il difetto, il cristianesimo, la gnosi soprattutto, di prendere davvero sul serio il male. Per i greci non esisteva un male, la crudeltà della natura non era un male. Fa parte della generazione della corruzione. E male la condotta dell'uomo, quello sì, malintenzionata. Ecco, però c'è un altro discorso importante da fare: questo Dio che crea, questo mondo lo crea così, ma come lo crea? Anche qui nel giudaismo noi abbiamo delle mitografie interessantissime, cabalistiche poi. Cioè Dio crea il mondo, l'atto della creazione è un atto di ritirata. Cioè Dio si annulla perché emerga il mondo. Allora ci sono due idee di nulla. Il nulla da cui viene il mondo, che è il nulla ontologico, e il ritirarsi di Dio perché il mondo sorga.
perché se Dio non si ritirasse, il mondo non potrebbe nascere come differenza. Quindi Dio si annulla nel senso che si inabissa in sé. E allora da questo punto di vista il nulla non è il nulla dell'ente, cioè niente, ma il nulla è l'abissalità di Dio. Tutta la teologia negativa è fondata su questo. Dio è il nulla del mondo, ma non perché non esiste, non è pensabile nella forma di un ente. È vero che Santa Bonaventura nell'itinerario Mentis ha questa espressione: per raggiungere Dio moriamo ed entriamo in caliginem, moriamo e entriamo nel buio, nella caligine, la notte oscura dei mistici. Anzi, nello Zohar c'è un commento del Salmo 130, il famoso De profundis clamavi Domine, che non è interpretato in senso etico morale, dalla profondità del mio peccato, dall'abisso in cui sono caduto io, ma dall'abisso in cui sei tu, io ti ho chiamato. Lo Zohar interpreta De profundis e l'abisso di Dio, dall'abisso che tu sei, io ti ho chiamato, non dal mio abisso. E quindi la dimensione della creazione è avvolta dal nulla, in tutti questi diversi significati. Qual è l'elemento comune tra i due modelli? L'elemento comune è che l'ente determinato, l'ente singolare, uomini, cose, storia, sono enti finiti. Cioè dire, il loro essere è segnato dal tempo, dall'inizio e dalla fine. Allora il mondo è un'esperienza della generazione della corruzione, in ambedue i casi. Diversamente motivata, ma in ambedue i casi gli enti sono finiti. Solo che la finitezza della tradizione giudaica e più ancora cristiana è una finitezza creaturale. La finitezza nel modello invece greco è una finitezza naturale. Per i greci noi siamo finiti in quanto generati, quindi siamo finiti per natura. Nel cristianesimo siamo finiti in quanto creati, cioè in quanto affetti originariamente dal niente. E qui c'è una coincidenza molto stretta tra giudaismo e ellenismo, perché in ambedue le tradizioni gli uomini sono mortali, come gli animali noi moriamo, Coelet. Quindi Dio rimane quell'abisso e noi moriamo. Qual è nel giudaismo il segno di Dio nel mondo? È la Torah. Infatti nel giudaismo, come si dimostra l'esistenza di Dio? Aprendo il rotolo della Torah. Cioè Dio si manifesta nel mondo nella forma della giustizia. Mentre per il greco la dimensione della finitudine si configura in termini positivi
nella forma, ma questo anche in Coelet, però nei greci un po' di più, è vero che sei finito, ma hai un tuo tempo. E quindi valorizza te stesso al meglio nel tempo che a te è assegnato. Quindi la sapienza greca, almeno in un suo filone, consiste nel saper vivere e nel saper morire. Nella tradizione cristiana, non giudaica, perché anche nella tradizione giudaica saper vivere e saper morire, che vuol dire essere conformi alla Torah, nella tradizione cristiana viene fuori, per una serie di intrecci che poi eventualmente possono essere oggetto di discussione, viene fuori il fatto che la morte è innaturale. E quindi noi saremo salvati dalla morte, dal dolore, che si radica nel nostro niente originario. Ma a questo niente noi possiamo sfuggire se Dio ci viene e ci assorbe in sé. E questa è la salvezza. La salvezza dal dolore e dalla morte. Nella fase della secolarizzazione, io ho un'obiezione che faccio spesso volte ai credenti, se sia finito o meno il cristianesimo, è un indicatore della differenza è chi crede oggi, crede che sarà liberato definitivamente dal dolore e dalla morte, oppure in modo caritatevole si fa carico del dolore e della morte che continueranno sempre a starci nel mondo. L'abbraccio di Francesco al lebbroso era una promessa di vita eterna, intanto di abbraccio. Questo Francesco abbraccia i malati, ma è ancora una promessa di vita eterna? Concludo con una espressione. Nella storia del credo cristiano, nello status viatoris, nello stato di passaggio, la parola fede, la si può tradurre così: et expecto resurrezione mortuo. Oggi è corrente nello stile cristiano dire in compagnia degli uomini. Le due cose stanno insieme o si sono separate o tendono a separarsi. Ecco, questo è conseguenza del fatto che la creazione è pensata sullo sfondo del niente. La grande stagione dei grandi della pathos del nulla, c'è stata una stagione del pathos del nulla, che sostanzialmente coincide con il tempo in cui si cominciava a sperimentare la sparizione di Dio, l'evacuazione del mondo da Dio. Lì si è scatenato il pathos del nulla, cioè i grandi orfani di Dio che caratterizzano l'Ottocento e il Novecento. La grande letteratura è una letteratura dove c'è il pathos del nulla. Oggi del nulla non c'è nessun pathos. C'è soltanto. Oggi al pathos del nulla si è sostituito l'annichilimento di ciò che è nell'effimero. Cioè non solo la morte è naturale, ma noi uccidiamo continuamente in ragione della novità.
Quelli avevano il pathos del nulla, noi abbiamo la passione dell'annientamento. E molta arte contemporanea è un indicatore di questo. Ecco, questi sono due modelli, poi potrei parlare dei modelli orientali, eccetera, eccetera, ma anche quelli tutto sommato sono modelli di tipo generativo, a parte il buddismo, dove c'è questo zero iniziale che somiglia molto, cioè ha a che fare con il Dio che si ritrae, con l'abisso originario, che però lì nel buddismo non è pensato come abisso, non è pensato come abisso. La figura dell'abisso è giudaica ma poi occidentale, lì è pensato come zero, quindi non come abisso, come un modo radicalmente diverso di pensare il mondo, perché lo si pensa come un insieme di apparenze, allora è più parmenideo che biblico. Questi sono gli scenari, due scenari della creazione, che sono quelli poi per noi più importanti, perché sono la matrice dell'Occidente, noi veniamo fuori da questa